Siamo davanti al bar Race dell'Aquila in attesa dell'arrivo di Fabrizio Corona, special guest per la festa della donna. Come mai tutti voi maschi qua? Pensavo se portava a Belen. Arriva sicuro? Ma che ne so, a me non importa lui se porta a Belen. Ma... Non ci sta niente, qua uno viene a Rice, dice che ci sta Corona, uno si affaccia. Un tipo come Corona, che arriva a Rice, che è un bar di una città tranquilla, proprio che non c'è nessuno, di mattina. Oggi a scuola? La scuola la sa che comunque oggi... Oggi è la nostra festa. Secondo voi arriva sicuro? Che cosa? Corona. No. Ragazzi, auguri. Secondo voi arriva Corona oggi? No, speriamo. E secondo voi arriva Corona? Oggi qui ci sono molti ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ricordi come eri tu a quell'età? Facevo una vita normalissima, come tutti gli altri, forse ero uno che fin da piccolo ha sempre voluto avere qualcosa in più, l'ho cercato, l'ho avuto. Assolutamente sì. Quando hai pensato che ce l'avresti fatta e quando invece hai pensato che non ce l'avresti fatta? Non ho mai pensato che ce l'avrei fatta. Proprio Corona. Dunque, abbiamo fatto un sondaggio tra tutte le ragazze su Facebook, sui social network e abbiamo riscontrato due o tre nomi. E quello più accessibile innanzitutto economicamente, comunque mi è piaciuta subito l'idea perché era un personaggio abbastanza controverso, che crea comunque, abbiamo visto pure gli articoli che avete fatto voi. Gli altri nomi quali erano? Gli altri nomi erano un po' più ambiziosi, devo dire, ovvero Luca Argentero e un altro proprio inarrivabile che era Raul Bova. L'età media che ci aspettiamo oggi? Ragazzi di età media che vanno dai 15 ai 20 anni, questo è il futuro dell'Aquila, speriamo. Come mai proprio un matinè? Noi come associazione sono 3 o 4 anni che facciamo questa formula e quindi sempre in delle festività ben precise, ovvero San Valentino, festa della donna e il giorno prima della chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua. Oggi non si può bere alcol? No, assolutamente, contro l'alcol, a parte legge nazionale, io sono proprio
una persona che vorrebbe che i ragazzi avessero altri interessi e non buttarsi sull'alcol. Adesso ci sarà uno spogliarello maschile. Invece per questa sera noi abbiamo organizzato una festa a tema presso Ecibus in via Vicentini, dove facciamo una festa Sex and the City, proprio all'insegna della presenza femminile. Sarà un aperitivo e una cena con anche un altro spettacolo a tema che si chiamerà La Notte dei Vizi, e non posso annunciare nient'altro.